prova, Luca, se mi sentono. Facciamo una prova per parlare senza microfono, visto che abbiamo avuto un problema tecnico e non perdere ulteriormente tempo. L'unica cosa, volevo sentire se i traduttori simultanei riescono a comprendere e a sentire. Sì, si parla così, sì. Noi abbiamo una traduzione simultanea solo in italiano, quindi se ci dispiace per i francofoni, ma abbiamo ancora la possibilità di avere la traduzione inglese. Ci sentite, possiamo procedere. Sì, posso chiedere però alla sala di fare il massimo silenzio, perché altrimenti, non essendo il microfono, si copre. Grazie. Perfetto, allora possiamo iniziare con il saluto del Cinque. Sì, allora buongiorno a tutti, benvenuti ad Arcevia. Intanto, chi non è mai stato nel nostro comune, è un piccolo comune dell'entroterra della provincia di Ancona, nella regione Marche, in Italia, e è un comune che si caratterizza per l'accoglienza. Quindi, quando abbiamo avuto un incontro con l'organizzatore di questo evento, con Gaetano Sinanti, che mi aveva proposto di fare questo seminario ad Arcevia, ho subito risposto favorevolmente, perché da anni stiamo lavorando sul tema dei migranti come amministrazione, insieme alla prefettura di Ancona, insieme al centro di accoglienza di Arcevia, oggi CAS, e insieme anche a delle associazioni del territorio. Questo è importante, cioè non è solo una volontà dell'amministrazione fare politiche e progetti di integrazione con i migranti, ma è anche, devo dire, a forza di lavorare su questo settore, anche alcune associazioni locali hanno partecipato a dei progetti di integrazione. E quindi il tema ci interessa molto. Voi sapete che in Italia in questo momento poi il tema è molto delicato e molte amministrazioni, molti anche sindaci, non vogliono affrontare il tema attraverso l'integrazione, ma solo attraverso il rifiuto di affrontare questo tema. Noi abbiamo pensato che, avendo un centro di accoglienza ad Arcevia, che non è stato scelto dall'amministrazione, lo abbiamo provato nel centro, abbiamo pensato che la scelta migliore era quella di collaborare e di far diventare una possibile criticità un'opportunità per l'amministrazione comunale. E quindi abbiamo messo in piedi una serie di progettualità insieme appunto ai soggetti istituzionali. Dico solo alcuni esempi di politiche di integrazione che abbiamo fatto. Abbiamo lavorato intanto nell'ambito dell'integrazione attraverso un protocollo d'intesa fatto da tutti i comuni della Vallata, quindi è un protocollo d'intesa firmato da 9 comuni, da Arcevia a Senigallia, che ha permesso di far lavorare insieme agli operai comunali alcuni volontari del centro di accoglienza che hanno imparato un mestiere, nel senso che hanno imparato a lavorare insieme agli operai, che hanno fatto delle cose importantissime per il comune che da soli come comune non saremmo potuti riuscire a fare. Per esempio, abbiamo lavorato dentro le scuole, abbiamo fatto delle opere di pulizia e di decoro urbano grazie ai ragazzi. Anche questa mattina probabilmente qualcuno di voi ha visto i ragazzi in tenuta da lavoro che stavano insieme agli operai comunali a pulire il centro storico. Ecco, pensate che quando c'è stata la neve a gennaio, che fu un problema serio per Arcevia con 60 cm di neve nel centro storico, alcuni ragazzi appunto del centro di accoglienza stavano spalando la neve che non avevano mai visto, no? Insieme ai nostri operai. Ecco, questo processo è utile per due motivi. Uno, è utile per loro, per i ragazzi del centro, che possono fare delle attività che poi si troveranno utili per il futuro. E la comunità li vede con un occhio nuovo, positivo, perché vede che questi ragazzi hanno voglia poi di collaborare con la comunità rispetto a dei progetti.
Il progetto più importante che abbiamo messo in piedi, grazie anche alla collaborazione del centro di accoglienza, è stato quello degli scavi archeologici. Questo è un progetto, in Italia è stato il primo progetto che ha messo insieme l'università, è una delle più prestigiose tra l'Università Sapienza di Roma, il centro di accoglienza di Arcevia, la prefettura, la soprintendenza e il comune. Non è stato semplice mettere insieme tutti questi soggetti, ma io dico sempre, se le istituzioni hanno persone in gamba, poi si riescono a trovare le soluzioni. Abbiamo fatto un protocollo anche in questo caso e abbiamo permesso a dei ragazzi volontari del centro di accoglienza di lavorare agli scavi archeologici insieme ai ragazzi dell'Università La Sapienza di Roma. È stata un'esperienza molto bella, è il terzo anno, abbiamo concluso gli scavi questo mese. Perché è bella? Perché in questo caso i ragazzi del centro sono in contatto con ragazze e ragazzi della loro età e quindi per un mese hanno l'opportunità di lavorare braccio a braccio, spalla a spalla con i ragazzi, confrontarsi. E vi dico solo questo, il professor Cardarelli, che è il professore che guida gli scavi archeologici, ha detto che una sua corsista gli ha detto: per me è stata un'esperienza meravigliosa perché ho conosciuto i migranti. Cioè, era una ragazza come tante che sente la TV, sente quello che si dice, ma non si rende conto di quello che hanno, la ricchezza che hanno questi ragazzi. Quindi c'è stato uno scambio culturale e questa è la cosa più bella che questo progetto è riuscito a fare. E devo dire che questo progetto poi è stato riconosciuto anche dal Ministero dell'Interno come progetto importante di possibile integrazione. Devo dire la verità, invece che diventare una sorta di modello, il comune, no, nel senso con questi progetti, molte volte diventiamo scomodi per altri amministratori perché dimostriamo che è possibile fare progetti di integrazione senza buttare benzina sul fuoco, perché il compito dell'amministratore non è buttare benzina sul fuoco, ma è risolvere le criticità e cercare le soluzioni a delle problematiche. Perché ovviamente io vi ho detto il lato positivo, ma ci sono tante problematiche da risolvere. Avere un centro di accoglienza con numeri importanti di migranti su un piccolo comune non è semplice da gestire dal punto di vista sanitario, di ordine pubblico, di controllo. Ma se tu fai progetti di integrazione e quindi progetti che qualificano questo rapporto tra istituzioni, centro di accoglienza e i ragazzi migranti, alla fine dei risultati positivi li puoi ottenere. Dico due cose per sorridere. Durante gli scavi archeologici una coppia si è fermata davanti agli scavi e ha detto: che state costruendo una moschea? No, un altro signore di Iesi mi scrive al sito del comune dicendo: ma Arcevia è un paese italiano o africano? Io non verrò più ad Arcevia e farò di tutto per non far venire gente ad Arcevia, e anzi scriverò sui quotidiani che non andate ad Arcevia. Io gli ho risposto in maniera pacata, tranquilla. Questo per dire che clima c'è oggi in Italia rispetto a questo tempo. Però devo dire, d'altro canto, che abbiamo anche tante soddisfazioni, perché per esempio il progetto teatrale che è stato fatto a luglio ad Arcevia, in cui i ragazzi migranti hanno collaborato con dei ragazzi del territorio di Arcevia per un progetto teatrale, vedere gente di Arcevia che non avrei mai pensato che potessero andare a vedere questo tipo di spettacolo, commosse, qualcuno ha pianto, qualche signore anziano, vedere questi ragazzi raccontare le loro drammatiche esperienze, ecco, quello ti dà la forza per andare avanti. E quindi ecco, io chiudo con un messaggio di speranza, cioè l'integrazione è necessaria, non è una scelta, cioè è necessaria per poter gestire una situazione complessa come quella dei migranti, e operazioni come quella organizzata oggi vanno nella direzione giusta.
di conoscere, partiamo intanto da conoscere, perché molti parlano senza conoscere, senza informazione, e ci vuole il coraggio di fare, perché questa è la cosa principale, ci vuole il coraggio di agire, di fare dei progetti di integrazione. E quindi io vi ringrazio, ringrazio l'organizzazione Strada con il Presidente, con Gaetano, perché ci avete dato un'altra opportunità di crescita per la comunità. Vi dico anche questo, alcune persone erano molto interessate all'iniziativa, ma purtroppo l'orario la mattina, no, c'è il lavoro e tutto il resto, però vi ricontatteranno, perché per esempio un professore che insegna in questo luogo sta preparando un progetto proprio Erasmus Plus sui migranti, e quindi vi contatterà per dire che da cosa nasce cosa, cioè che la collaborazione nasce se fai delle cose, delle progettualità importanti che hanno uno sviluppo di questo tipo. Quindi io vi auguro buon lavoro, io mi fermerò ancora ovviamente perché mi interessa il tema, poi diciamo il compito amministratore mi chiamerà per altri impegni, però ecco, è come se stessi qui perché credo fortemente in questo progetto. Grazie.